6:30 squilla il telefono, sono uscite alcune persone e sento una voce soave, inconfondibile, che mi dice: Monsignor Capovilla, sono Papa Francesco. Io sono rimasto ammutolito, ho detto: Santità, ma mi prende la sprovvista, ma mi manca la parola, ma questa santità si degna di telefonare a un vecchio prete? E mi fa, dice: Monsignor Capovilla, dovevo ringraziarlo, perché oggi mi è stato dato il suo pieghevole pasquale. Una telefonata prima di cena a farla ieri sera è stata Papa Francesco, che ha chiamato Monsignor Loris Capovilla, segretario di Giovanni XXIII. L'anziano prelato, ormai 98enne, vive a Camaitino, località di Sotto il Monte, paese natale di Papa Roncalli. Papa Francesco lo ha chiamato dopo aver ricevuto un opuscolo preparato da Monsignor Capovilla in occasione dell'anno della fede e in vista del 50° dalla Pacem in Terris dell'11 aprile prossimo. Il Papa si ferma e dice: la devo ringraziare di questo, e se permette vorrei chiedere di pregare Papa Giovanni perché io diventi più buono. Prima della telefonata, ieri pomeriggio, viaggio sui luoghi del martirio di Pietro. Per 45 minuti Papa Francesco è sceso nella necropoli vaticana, lì dove sono sepolti i pastori, i suoi predecessori. Accompagnato dal cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana, il Papa ha ascoltato con stupore e interesse le spiegazioni. Poi sulla tomba di Pietro, così come riferito dal cardinale, Papa Francesco si è inginocchiato e ha recitato la professione di fede profondamente commosso. Infine, stamani alle 7 in punto, come accade dal giorno della sua elezione, il pontefice ha presieduto la messa presso la Casa Santa Marta. A volte nella nostra vita, ha detto nella breve omelia, gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. La riflessione scaturita a margine del Vangelo proposto dalla liturgia il martedì nell'ottava di Pasqua. La scena è quella della Maddalena che piange sul sepolcro perché non c'è più il corpo del Maestro. Di fronte alla Maddalena che piange, ha concluso Papa Francesco, anche noi possiamo domandare al Signore la grazia delle lacrime. È una bella grazia piangere, perché il pianto, ha concluso, ci prepara a vedere Gesù.